Una delle difficoltà più grandi, e se mi consente, volevo appunto proprio chiedere ai nostri tecnici, è come riuscire in selezione, quindi in un primo incontro con una persona che cerca lavoro, a capire che abbiamo di fronte, perché in un colloquio di lavoro è determinante per l'imprenditore, per chi fa la scelta, capire non solo se la persona è simpatica, ma se effettivamente può avere anche le competenze e se possa poi rispondere alle nostre aspettative. E siccome, ripetiamo il discorso di prima, abbiamo veramente poco tempo e le stagioni sono brevi, è successo e capita che poi queste persone che sembrano in un modo durante la selezione poi si rivelano diversamente durante la stagione e lì è troppo tardi. Roberto Buonacasa può rispondere a questa domanda? Sì, è molto delicato. Il momento della selezione è un momento delicato anche perché hai una persona che sta cercando di un'occupazione, quindi un lavoro, e in qualche modo deve vendersi, cioè deve riuscire a piacere all'imprenditore, al gestore, all'albergatore, e dà il meglio di sé, almeno qualcuno. Dal meglio di sé, qualcuno dal meglio di sé al contrario, però quello penso che non sia un problema riconoscerlo. Il problema è quando la persona dà il meglio di sé e in quel momento te vieni anche abbagliato. Il fatto che poi te lo ritrovi, se ho capito bene la domanda, in seguito ti trovi un po' una sorpresa, che non è quello che ti aspettavi. Non è detto che la persona non vada bene, probabilmente non va bene nella tua struttura, oppure le tue caratteristiche non sono idonee con le sue, quindi non si sposano. A questo punto l'unica alternativa è usufruire o sfruttare degli strumenti che ti permettono di andare a analizzare o a valutare quelli che sono gli aspetti operativi e lavorativi della persona e le caratteristiche. Un po' fare una specie di previsione di come sarà nel tempo. Quindi l'utilizzo di strumenti quali questionari, anche attitudinali, ti permette di poter fare una previsione e ti permette poi anche di poter andare a fare una gestione un pochino più attenta, più oculata con una mappa. Altrimenti è come cercare di andare in un deserto senza il navigatore. E delle volte ci arrivi in fondo, altre volte ti puoi perdere. E dopo, se ti perdi nel deserto, non è bello.